Didier, buongiorno. Buongiorno. Oggi siamo saliti nella Valle di Biona, oggi parliamo di biathlon, andiamo a scoprire i segreti del tuo sport. Eh sì, dai, facciamo una bella giornata assieme. Anche in estate le vostre giornate iniziano molto presto, subito una bella colazione, direi. E dai un po' di porridge, un po' di energia per iniziare bene la giornata, avere subito un po' di forza per gli allenamenti della mattina. L'alimentazione in uno sport di endurance come il vostro è importante, quasi fondamentale. Non c'è spazio per il croissant. No, però ogni tanto ci sta anche un po' di croissant, dai. Dito, perché hai scelto il biathlon? Ma ho scelto il biathlon perché alla fine qua a Biona iniziamo quasi tutti da bambini a fare sci di fondo e poi quando avevo 7-8 anni il mio allenatore dello sci club Zenoni mi ha fatto provare a sparare e mi è piaciuto subito e quindi poi ho deciso di continuare. In più anche mia sorella faceva già biathlon e quindi è stato quasi come un rito obbligato, diciamo così, però mi sono subito innamorato e ancora oggi mi diverto tantissimo a sciare, a sparare, a fare biathlon. Hai provato altri sport? Ma no, non ho provato tantissimi sport, diciamo che mi piace fare un po' di tutto, dalla corsa in montagna alla bici, a tantissimi altri sport, però non ho mai provato altri sport a livello agonistico, diciamo così. Io magari bevo un caffè con te, finiamo la colazione, poi ti seguo al poligono. Devi aver pazienza con te oggi, io provo a seguirti un pochino. Ma sì, non ti preoccupare, vedrai che è facilissimo. Vabbè, dai, adesso con gli sci roll te la sei cavata, eh. Più o meno è come sciare, Dido, non ho trovato grosse differenze. Sì, devi solo stare attento perché qua quando si cade ci si fa male. Ci vuole quasi più equilibrio su queste ruotine. Sì, bisogna stare un po' attenti a dove si mettono i piedi, però alla fine, come dici tu, è come sciare, la stessa cosa. Vedi, questa è l'unica alternativa che avete allo sci durante l'estate. La utilizzano i fondisti, la utilizzate voi biatleti. Sì, alla fine è il mezzo più importante perché si simula quello che è la sciata invernale a tutti gli effetti e è quel mezzo estivo che utilizziamo di più perché si avvicina molto bene al nostro sforzo invernale, quindi diciamo che sono un po' come un secondo paio di scarpe. Ma il difficile Arriva non è tanto adesso, sciare, io lo vedo arriva già là. adesso. E qui ho qualcosa sul quale invece bisogna applicarsi con un altro spirito, con un'altra attenzione, con un'altra tipologia di allenamento. Eh sì, bisogna stare attenti perché comunque è sempre È un'arma. un'arma a tutti gli effetti, è un'arma calibro 22 e bisogna stare un po' attenti con le norme di sicurezza che sono poche e facili, però che possono essere molto importanti. E dai, adesso prendo il fucile così ti faccio vedere. Si appoggiano i bastoni, poi si prende il fucile. E ci si mette nella posizione, questa è la posizione a terra dove si prende il fucile e ci si posiziona esattamente così e dopodiché si utilizza questo pezzo di metallo che noi chiamiamo cinghia dove si aggancia il fucile con questo gancio e questo aiuta a dare stabilità al fucile. Così non devo praticamente mai tenerlo con la forza del braccio, ma solamente lo tengo fermo grazie a questo supporto agganciato al fucile. E dopodiché si chiude con questo qua, così si carica e
e una volta che si è ammirato si preme il grilletto. Sono passaggi pochi, semplici, ma se non vengono fatti nel modo corretto costano una penalità e quindi anche più fatica sugli sci. Nel modo corretto e in modo anche molto rapido. Esatto, anche rapido, perché è importante anche il tempo durante il tiro. Spesso là si può guadagnare o perdere davvero molti secondi, soprattutto nel biathlon moderno che sta diventando sempre più evoluto e davvero ogni dettaglio fa la differenza. I due bersagli sono là in fondo, sono piccoli, da qui li vediamo, o meglio li intravediamo, perché oggi è una giornata che può capitare anche durante l'estate, nella quale c'è la nebbia, ma è una giornata nella quale voi vi allenate comunque. Sì, è una giornata dove ci alleniamo comunque e dove è anche importante allenarsi, perché possono succederti delle condizioni così che non sono semplici in gara e quindi bisogna comunque essere pronti e preparati anche a queste evenienze, perché le gare si fanno comunque, ci sono posti in cui queste condizioni si vedono molto spesso, come può essere Oberhof in Germania, e quindi bisogna essere pronti e il miglior modo per poter essere pronti è provare le condizioni in allenamento. Io lo vedo proprio lontano, quanto è grande e a che distanza è il bersaglio? La distanza è di 50 metri dalla piazzola al bersaglio, mentre la dimensione dei bersagli variano dal tiro in piedi e il tiro a terra. Nel tiro a terra sono più piccoli, sono di 4 cm e mezzo di diametro, mentre per il tiro in piedi sono di 11 cm e mezzo. Io credo che abbiamo impiegato più tempo noi a spiegare la distanza e le caratteristiche di un poligono del tempo che impiegate voi per chiudere la serie da 5 bersagli. Sì, quello sicuramente. In quanto tempo sparate? Diciamo che i tempi variano un po' da tiratore a tiratore, ma solitamente un buon livello va dai 25 secondi ai 30 nel tiro a terra, mentre nel tiro in piedi si va dai 20 scarsi fino ai 25-26 per avere un buon tempo. Di formule diverse a seconda del format di gara. Nella prova individuale si sbaglia un bersaglio, si prende subito un minuto di penalità, nelle altre si comincia a girare. Sì, ogni bersaglio costa caro, specialmente come hai detto tu nell'individuale, dove ogni bersaglio non coperto è un minuto di penalità, che sono tantissimi, cioè tantissimo. È una gara compromessa. Esatto, magari non se è solo uno, un errore, magari no, però se iniziano a diventare due o tre è compromessa. Mentre per quanto riguarda le altre gare vengono fatti dei giri di penalità che prevedono quindi un percorso aggiuntivo di 150 metri. Quindi più sbagli vuol dire anche più fatica. Bisogna riuscire a trovare il giusto equilibrio tra la prestazione su di sci e quella al poligono. Quando si arriva qui bisogna rifiatare, bisogna concentrarsi, bisogna gestire bene il respiro e solo così si riesce a tirare davvero. Tu hai dei maestri in squadra, su tutte Dorotea Wierer. Che segreto hai imparato da lei per essere efficace al poligono? Bisogna sempre continuare a lavorare, a continuare a migliorarsi, e soprattutto con lei è molto stimolante, perché lei è davvero molto veloce a sparare e quindi ti mette un po' di pressione, ci si mette in gioco, cerca di spronarsi a vicenda, e da lei ho imparato un po' ad aumentare la mia velocità nella preparazione. Gli mando qualche secondo che può essere utile. Adesso guardo una tua serie e cerco di imparare almeno l'ABC di come si tira. Ok. Dai, adesso se vuoi ti faccio vedere com'è il tiro in piedi. Mi lasci la strada più facile, in piedi è un pochino meno complicato. Ma in realtà è abbastanza complicato lo stesso. Il tiro in piedi è abbastanza
diciamo è meno personale del tiro a terra, perché il fucile è meno personalizzato. A terra tutti questi ganci, tutte queste misure sono fatte su misura per l'atleta, in base alla sua grandezza, alla sua comodità, diciamo così. Mentre nel tiro in piedi la posizione è abbastanza standard, con qualche piccolo aggiustamento, però è abbastanza standard per tutti. Prendi il fucile in questa maniera, dopodiché tenendo qui che devi un po' quello che controlla tutto il movimento dell'arma, questa mano viene qui su questo appoggio e poi con questa mano controllo quella che è l'arma, diciamo così, e guardo dentro. È abbastanza semplice a parole. Fase finale della preparazione estiva, Ridi, su cosa avete lavorato quest'estate e oggi qual è il tuo tipo di allenamento? Dai, l'ultima parte di preparazione prima della stagione, e abbiamo fatto un lavoro abbastanza simile a quello che è stato quello dell'anno scorso, visto che era andato bene. Ci siamo concentrati un po' di più sull'allenamento in altura con due raduni al passo di Lavazze, più o meno stessa quantità di ore, qualcosa in più e un po' più di intensità, ma non cambia molto. Come ti sei adattato ai nuovi ritmi, ai nuovi livelli che hai trovato in squadra di Coppa del Mondo? All'inizio, l'anno scorso, che è stato il mio primo anno con la squadra A, non è stato così facile perché si lavorava tanto, tanto di più a livello di quantità di ore. Si arrivava a fare delle sedute davvero molto lunghe e impegnative, e i primi due raduni sono arrivato alla fine del raduno che ero veramente stanco, cotto. E ci è voluto un po' di tempo per adattarmi, però piano piano adesso mi sono abituato e sto iniziando a lavorare sempre meglio, con più qualità. Il lavoro che svolgiamo era già simile a quello che facevamo con la squadra junior, perché c'è stato un metodo di allenamento simile, abbastanza condiviso tra il gruppo junior e gli altri gruppi, così che gli atleti potessero, andando avanti negli anni, subire meno il cambiamento nella programmazione di allenamento. Fabio Cianciana segue Didier Biona da 11 anni. Talento puro o atleta costruito con margini di miglioramento? Tutte e due. Talentuoso e un gran professionista. Cioè, da ragazzino non era ancora incomitato a Siva, io allenavo la Siva. E venivamo qua in raduno, giornata che pioveva, noi come comitato chiaramente ci allenavamo, e un ragazzino dello sci club generalmente difficilmente lo vedi fuori a fare allenamento, e questa è una cosa che mi ricordo bene. Eravamo in albergo dall'altra parte della galleria e veniamo in qua per fare allenamento, c'era Didier, un ragazzino alto così, con gli schirol che andava avanti e indietro dentro la galleria per non bagnarsi, e già lì dici: che determinazione sto ragazzo. E poi il Didier di oggi, nel senso che è molto professionale, attento a tanti piccoli dettagli che poi fanno diventare l'atleta campione. Non si arriva a fare il tredicesimo in Coppa del Mondo in una prova così particolare e difficile come l'individuale per caso? No, quello sicuramente, ma aveva già dato dei segnali l'anno precedente, perché l'anno precedente, primo anno juniores, viene convocato in Coppa Europa, la nostra si chiama Ibu Cup, che è un circuito molto selettivo, soprattutto tante nazioni forti hanno atleti di spessore anche in quel circuito, che magari possiamo chiamare il circuito di Serie B. Ma di Serie B c'è gran poco, perché uno che va nei primi 10 in Ibu Cup va in Coppa del Mondo e tranquillamente può stare nei 20-30, che è un risultatone. Didier all'esordio ha fatto un quarto posto e un settimo, che abbiamo detto: madosca, sto ragazzo così, che numeri. E poi l'anno scorso ha fatto quella super gara che
forse inizialmente tutti un po' con l'amaro in bocca, dici cavolo, ha sbagliato quel bersaglio. Ma ricordiamoci che un ragazzo di 20 anni che si trova a un'ultima serie dove sapeva perfettamente che se sparava bene era anche papabile da podio, e poi è stato bravissimo, perché il rammarico secondo me che c'è stato, forse un po' generalizzato, è stato peccato che ha sbagliato quel colpo. Invece l'ha sbagliato, ma è stato bravissimo, perché dopo doveva sparare altri tre di colpi ed è stato bravo a chiuderli, perché poteva lasciarli su tutti e tre, e da questo grande risultato del tredicesimo posto poteva finire settantesimo. Quindi cioè, anche capire quanto è stato capace mentalmente a reagire a quell'errore. Cosa ami del tuo sport? Del mio sport mi piace l'imprevedibilità, nel senso che alla fine, diversamente da altri sport, i vincitori possono essere tanti, al di là dei favoriti, diciamo, possono vincere molte più persone, perché c'è l'elemento del tiro che è una variabile impazzita, nel senso che magari ti trovi primo fino all'ultimo poligono con un vantaggio, però preso magari anche solo dall'emozione di essere primo, sbagli quattro colpi e finisci ventesimo, e questo è il bello. Per pochi centimetri si può veramente sbagliare un colpo e perdere una gara. Questa è forse la cosa più bella, però a certi momenti anche la più brutta. Cioè, sempre le due facce della medaglia. È quello che non sopporti del tuo sport? Sì, a volte no. Dipende sempre come ti va. Medaglia di bronzo ai mondiali giovanili a squadre e poi subito il salto in Coppa del Mondo. Meglio crescere gradatamente così o nell'arco della carriera invece avere la possibilità di vincere qualche altra medaglia, magari individuale, nelle rassegne juniores? Non saprei, perché alla fine ogni persona fa il proprio percorso. Chi riesce magari ad arrivare prima ad alti livelli e chi magari ci mette un po' più tempo, però alla fine l'importante, quello che conta veramente, è arrivare ad alto livello e poter competere, diciamo, bene, con la possibilità di far bene, è quello che conta. Poi qualcuno ci mette di più, qualcuno ci mette di meno, però l'obiettivo è sempre quello più alto solitamente. Il tredicesimo posto in Coppa del Mondo in una gara individuale è quella che ti ha dato la forza, la certezza di potertela giocare, di poterci essere per fare un ulteriore salto? Sì, è stato un'emozione abbastanza forte, perché venivo da due settimane che cose non andavano così bene, avevo già fatto una bella gara prima delle vacanze natalizie, poi ero tornato, non ero molto in forma ed era un periodo difficile, perché poi era quello che precedeva i mondiali assoluti, che potevano essere i miei primi mondiali assoluti, e ci si giocava la convocazione in quel periodo. E quindi sì, quel giorno là è stata una forte emozione, e soprattutto poi ricevere i complimenti da tante persone dell'ambiente è stato un bel momento, e comunque mi ha spronato molto ad allenarmi bene e a credere in quello che faccio ancora di più di quanto ci credevo prima, perché alla fine ottenere un bel risultato, si dice spesso che non è facile, però ripetersi è molto più difficile. I suoi inizi, i suoi approcci, si capiva già da allora che sarebbe potuto diventare un biatleta professionista? Quello no, però è iniziato qui dentro con dei pattini, aveva avuto 3 anni penso, aveva dei pattini, guardava in televisione fare biathlon e aveva fatto un fucile, metteva sulle spalle e girava qua dentro con dei pattini e poi è iniziato con gli sci, forse aveva 3 anni. C'era già l'istinto del biatleta? Sempre piaciuto.
poi qui con Zenoni che lo stimolava, gli dava una mano, è stato molto importante per lui. Che valore ha avuto e ha lo sport nella vostra famiglia? Abbastanza, diciamo che ha iniziato presto a fare sport tutti e due i figli, e qualcosa che ti aiuta e impari a crescere. Ti insegna a avere delle regole, anche prima che andava a scuola si gestiva abbastanza bene con lo studio e con lo sport, quindi è molto positivo, diciamo, lo sport nella vita. Didier Biona è quello che c'è fuori dalle gare. Cosa ti piace fare quando non gareggi, quando non ti alleni, quando non pensi al biathlon? Ma diciamo che mi piace staccare un po' dall'ambiente dello sport, quindi cerco anche di vedere i miei amici, perché comunque siamo spesso in giro per gli allenamenti e quindi non sto molto a casa. Allora quando sto a casa preferisco trovare un po' di tempo per salutare i miei amici e magari passare qualche serata con loro, qualche cena. E poi in primavera mi piace anche a volte giocare a arbatta come faceva mio papà e diciamo mi piace quindi fare il campionato primaverile con la squadra di Biona e per passare qualche domenica in compagnia, dai. Passioni per altri sport? Passioni per altri sport ce ne sono. Mi piace molto la bici, mi piace seguire tantissimo il ciclismo. In estate spesso passo il pomeriggio a guardare tappe del tour o del giro. E poi mi piace anche il motorsport, quindi la Formula 1, i rally soprattutto. È una passione anche questa che mi ha passato mio papà, quella per i rally. E quindi quando magari riusciamo a combinare un weekend andiamo a vedere qualche gara. La scuola è stata una scelta sino ad un certo punto, poi ovviamente hai dovuto optare per altro. Ma se non avessi fatto il biatleta professionista avresti continuato a studiare? Sì, diciamo che era un'opzione che ho valutato attentamente, ci ho messo un po' di tempo per decidere bene cosa volevo fare, se volevo continuare a studiare e se non volevo continuare a studiare, perché alla fine lo sport ti occupa tanto tempo e devi capire cosa vuoi fare veramente. E è una porta che comunque non voglio chiudere, e un giorno magari quando avrò finito di fare le gare o magari anche prima deciderò di riniziare a studiare e lo farò con piacere. In generale mi sarebbe piaciuto dopo la scuola provare a studiare o fisioterapia, che era un argomento che mi interessava molto, e se no forse se proprio non avessi più fatto lo sport mi sarebbe piaciuto provare a studiare ingegneria, perché mi è sempre piaciuta la matematica, i numeri e anche l'idea di poter progettare, fare qualcosa, è sempre stata interessante. In questo cassetto dei sogni di Didier cosa c'è? C'è diventare un buon biatleta sicuramente, è un atleta costante che possa, diciamo, togliersi soddisfazioni, e poi chiaramente c'è il sogno più importante che sarebbe quello di partecipare a un'Olimpiade e poi poter fare anche bene chiaramente, però quello sarebbe un grande sogno, penso il sogno di tutti gli sportivi, perché l'emozione olimpica è qualcosa di che tutti descrivono come una sensazione incredibile, un'emozione di poter rappresentare il proprio paese alla manifestazione sportiva più importante che c'è, quindi sarebbe sicuramente il sogno più importante. Quelli di Pechino sono dietro l'angolo, sognare non è vietato. No dai, sognare non è vietato, incrociamo le dita e vedremo quello che sarà.